Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Dario Bagatin, che mi chiede di parlare del film di produzione coreana del 2008, Chaser, esordio alla regia del grandissimo Na Hong-jin, regista poi di The Yellow Sea e di Kok Sung, che qui tira fuori subito una perla, uno dei migliori thriller degli ultimi 20 anni. Un'operazione enorme, tirata su alla stragrande, grazie a una messa in scena a dir poco spaventosa. Il nostro dimostrava già di avere un'idea chiarissima appunto di come narrare una storia che tutto sommato non è poi così originale nel suo voler raccontare la violenza interna alla città stessa, lo squallore, la violenza minorile, la prostituzione, però lo fa con uno sguardo completamente unico, che dava subito idea della sua grandezza, con dei protagonisti del film meravigliosi, e la storia più o meno è questa. Nam Jong-ho è un ex poliziotto corrotto che ha mollato la pula, appunto, è diventato un protettore di prostitute, che ultimamente stanno scomprendo, e lui questa cosa gli fa girare i coglioni perché non riesce a capire se praticamente queste stanno scappando per i cazzi loro, seppure c'è un rapitore, qualcosa di mezzo. Mentre fa tutto questo, si rende conto che le ragazze scappate sono sca le ragazze che non si trovano più, hanno avuto come ultimo cliente un tizio. Lui decide di raggiungerlo, trovare la casa e trovare anche l'ultima prostituta che è stata rapita. Di lì parte poi tutto, che nel più non vi voglio dire. È un film che parla un'altra volta dell'inettitudine dello Stato, un'inettitudine della polizia che arriva sempre un momento dopo, non riesce mai ad arrivare in tempo, dell'inettitudine anche del sindaco stesso che fa una cazzata grossa come una casa nel film. È un film che è veramente crudo, violento, in un certo senso realistico, che ti distrugge, ma che riesce comunque a costruire appunto anche l'atmosfera noir e d'azione nelle poche scene che ci sono in modo magistrale, perché le scene anche di inseguimento sono girate da Dio. Eppure sono veramente poche, ma hanno una tecnica micidiale. Grazie a una fotografia che durante appunto gli esterni sembra veramente volerci mostrare ciò che è la Corea, e che negli interni, nei momenti più drammatici, inizia a tirare fuori una cupezza quasi gotica. E in questo Lee Seung-gye è un maestro assoluto. Poi le musiche come sono belle. Kim Jun-seok, che riescono a incorniciare un'opera, ecco, dal ritmo, come ho detto, micidiale, riesce ad essere grandissimo il protagonista. Kim Yeon-seok, faccia vista e rivista del cinema coreano, un grandissimo. Così come è bravissimo Ah Jang-woo nel ruolo appunto del serial killer. Film che proprio in un certo senso smonta anche il thriller, smonta le regole del giallo, visto che non ti dà assolutamente il finale per dirti chi è l'assassino. È un film che si sposta, che ti fa una gara contro il tempo, un'idea appunto di una scelta di dover per forza arrivare, ecco, per salvare oltre alla ragazza anche la propria anima in un certo senso, e anche la propria vita. Non per forza fisicamente da parte del nostro protagonista, ma proprio a livello morale. Senza contare poi, come ripeto, che il film ha una catarsi, un finale che è a dir poco meraviglioso. Ha una serie di idee appunto del nostro sulla burocrazia, sulla fermezza, sulla stupidità di alcune scelte degli stati, sull'impossibilità di poter contare realmente su chi dovrebbe darti una mano. È un film sulla fiducia, sulla mancanza della stessa, è un film sull'amore anche e sulla decadenza di una società sempre più devastata, e che in un certo senso ricorda, nel suo essere così politico, nel suo essere così sociale, nel suo essere così forte, come thriller Memories of Murder di Bong Joon o le pellicole migliori di Park Chan-wook. È un film che si insinua diretto e che ci tirerà fuori poi questo regista dei Yellow Sea, Kok Song, come ho detto, e aspetto l'ingloria al prossimo, perché questo qui è veramente un genietto. Tre film e tre mezzi capolavori in pratica, e poi il tempo ci dirà se, come penso io, sono capolavori veri. Ma questo un regista che vola altissimo e che qui ci regala appunto una storia thriller con inseguimenti, con tensione, tutto quello che volete, che però in realtà stacca dei topoi del genere, li sbriciola, li rimonta, e quindi non possiamo altro che essere soddisfatti appunto anche da un finale completamente anti-hollywoodiano e da un modo di vedere un film dove praticamente i buoni, praticamente, se vogliamo proprio dirla, non esistono. E quindi per me questo è un grandissimo film, un'opera assolutamente da avere e riavere, da vedere e rivedere, perché è un mezzo capolavoro, e perché insomma i thriller di questi tempi, cosa del killer, sono tutti uguali. E qui invece, mamma mia, è l'idea proprio di solo del nostro andare a salvare questa prostituta Mi Jin, splendidamente interpretata da So Yang Go, è a dir poco magnifica. Quindi che cazzo vi posso dire di più? Per me questo è un film meraviglioso, al di là che è coreano e tutto, se amate film del thriller, cosa del killer, una cosa del genere, è uno dei più belli appunto degli ultimi 30 anni, e non può assolutamente mancare, senza considerare che è uno degli esordi più interessanti degli ultimi 30 anni, perché se questo è il primo film, abbiamo visto come va avanti infatti il nostro registone, era appunto un
punto esaltante da dover partire e appunto la sua carriera sta continuando su questo livello. Quindi il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante del super grazie se volete donare direttamente su YouTube e aiutarmi, Facebook, Instagram, fate tutto quello che serve per fare contento, frusciante e poter tenere aperto questo canale, ma soprattutto se vi volete del bene fatevi contenti voi e compratevi The Chaser che in qualunque forma sia lo metto qui sotto e deve essere per forza fatto vostro. Qui siamo di fronte al capolavoro, per me uno dei migliori film degli ultimi 25 anni, ripeto, che viaggia alla velocità della luce grazie a un'opera, a una sceneggiatura perfetta, a una regia fantastica, degli attori che sono a dir poco messi in piena parte. Quindi per me assolutamente un film da vedere, rivedere e rivedere, come ho fatto io in questi anni. In pratica il link, ripeto, è qua sotto.